veterano? Un liberale? Un carbonaro? Cosa può importarle sapere? E allora cos'è? Un innamorato? Silvio per me è un uomo. Ho detto la verità. Ho detto cioè che abbiamo parlato spesso tra noi di unire lo Stato Pontificio e lo Stato Sarto sotto il governo dell'Austria. Ma sei geloso? E che fanno le pelli con il tamburo? Flights a door! Home in go! Io non sarò così ingenuo da chiederle se lei è carbonaro. Silvio, bisogna che ti decidi. O cristiano o vigliacco. Signor Pellico, lei è il tragedia dell'Italia di oggi. Prestito voi! Il confine. Rue! Rue! Ma si sta a poco! Ecco, questo è il suo salvacondotto. Adesso lei è più libero di me. Addio, Pellico. Ho ricevuto la sua lettera. E ha parlato con Silvio. Sono qui per questo. La ringrazio, signor consigliere. Lei comprende che è una cosa molto importante per me. La sua salute, signor Pellico? Sto bene. Mi piace il regolamento. Comunque il commissario Engelbert ha avuto ordine di rendermi meno duro possibile questo lungo viaggio. Per 2 anni la procedura giudiziaria vi ha messo l'uno contro l'altro. È stata una triste necessità da parte nostra. Ma io ora sento il dovere di dichiararvi che nessuno di voi ha fatto o detto niente di indegno o disleale per nuocere all'amico e salvare se stesso. Avete la mia parola. Viaggiare insieme sarà un conforto per voi. Siete amici? Non so come ringraziarla, signor Salvotti. Un bel gesto, signor consigliere. Lei è veramente un inquisitore impeccabile. Devo darle atto che mi ha convinto di molte cose. Meno una. Va bene. Una tantum sarò l'imputato. Accusi. Sembrava che lei si preoccupasse molto per la mia anima. E forse è vero. Però si è comportata esattamente come un altro inquisitore di altri tempi. Torquemada salvava le anime e bruciava i corpi. Avrei trovato più facilmente la tranquillità dello spirito se la condanna fosse stata meno feroce. Lo sa che ho sentito di nuovo la rivolta dentro di me. L'odio. Mi permette. Ma come? Lei si era convinto della nostra buona fede e ha chiesto la condanna a morte. Signor Pellico, lei mi costringe a dire qualcosa che non vorrei e non dovrei dire. Il Senato vi ha condannato senza tener conto delle attenuanti che io avevo proposto a vostro favore. Le dico questo perché lei non deve affrontare una prova tanto difficile con un sentimento così inquietante come il rancore. Altrimenti io mi sentirei sconfitto, perché le avrei fatto soltanto del male. Coz Alfred, omicida, 12 anni di carcere duro. Maroncelli Piero, prigioniero di Stato, 20 anni. Pellico Silvio,
prigioniero di Stato, 15 anni. Sarete accompagnati nelle vostre celle. Mi raccomando, signori, è necessario essere docili qui. La più lieve infrazione disciplinare sarà punita dal sovrintendente con pene severe. Ho avuto modo di conoscerli. Sono signori da bene, a parte le loro colpe, si intende. Dipende tutto da loro. Ho portato l'acqua. Domattina porterò pagnotta. Questa catena è per me? Sì, se si comporta male si diventa furioso. Ma se sarà ragionevole metteremo solo la catena ai piedi. Il fabbro sta preparando. Datemi da bere. Ma quanti anni avete? 71. Ho veduto molte sventure, mie e di altri. Come vi chiamate? Il destino si è burlato di me. Mi ha dato il nome di un uomo illustre, Schiller. Di Masnadieri comunque ho esperienza anche io. 40 anni di servizio nell'esercito. Siete austriaco? Svizzero. E avete chiesto voi di essere assegnato allo Spielberg? No, io sa se non preferirei rischiare la vita in battaglia, ma sono troppo vecchio. Mi sembrate un bravo uomo, Schiller. No, no, sono un uomo cattivo, devo, mi hanno fatto fare un giuramento e non posso mancare. Ho promesso di trattare senza indulgenza tutti i prigionieri, specialmente i prigionieri di Stato. L'imperatore sa quello che vuole, io devo ubbidire. Il mio dovere è di essere duro come il ferro. È molto tempo che tossisce così. Sì, ma adesso sto peggio. Ma lei ha una febbre da cavallo. Non importa, passerà. Lei avrebbe bisogno di riposare almeno su un paniericcio, ma se il medico non dà l'ordine io non glielo posso dare. Oggi stesso avrebbe dovuto venire a visitarlo. Questo è il regolamento. Chi sei? Sei italiano? Io sono Silvio Pellico. Silvio! Non ti conosco di persona, ma da molto tempo ti sono amico. Avvicinati al muro. C'è una crepa, vedi? Accostati più che puoi. Sì, sì. Sì. Come ti chiami? Sono il conte Antonio Roboni, di Fratta Polesine. Mi hanno arrestato il 7 gennaio del 19. Ah, ricordo, sì. Ti hanno commutato la pena di morte nel carcere duro. 15 anni. Come me. Sei in buona salute? No, patisco troppo la fame. Carboneria, capisci? La solita accusa. Poi ti usano clemenza. Non ti impiccano, no? Non vogliono martiri.
ti lasciano morire di fame in questo canile. Ma ci si rassegna. Non è l'imperatore che decide. È Dio. Ruhe! Ruhe! Sprechen verboten! Ruhe! Ruhe! Maul halten! Halt die Gauschen! Still sein! Oroboni, continuiamo a parlare. È meglio aspettare per ora, Silvio. Aspettiamo più tardi, quando cambiano le sentinelle. Attento, viene qualcuno. Andiamo. È l'ora della passeggiata. Così presto? Dobbiamo fare le esercitazioni dopo. Bella l'Austria, vero signore? Sì, sì, caro. Da noi in Polonia, in questa stagione c'è già la neve. Purtroppo non tarderà neppure qui. Avete letto qualche altro buon libro, Karl? Grazie a voi potrò ancora interessarmi di letteratura. Vienna non ha ancora risposto alla domanda di poter leggere, vero? Sto finendo il Messia di Federico Klopstock, signore. Ah, Klopstock, interessante. Mi piace. Ci sono però delle frasi che non riesco a capir bene. Lei lo sa, signore, io amo la poesia, ma non ho cultura per capirla. Le porterò il libro, così lei lo leggerà e potrà spiegarmi. No, meglio di no, Kral, potrebbero venirvene dei guai. Ma se per Kubiski può fidarsi. No, non voglio che facciate nulla contro i vostri doveri. La condizione di un condannato è così inumana che il suo più grande desiderio è di coinvolgere altri, di vendicarsi. Tra 100 anni, nel 1930, ne sono sicuro, il mondo vamperà di vergogna che ai nostri giorni degli uomini sono stati tormentati per le loro opinioni politiche. Voce bassa. Bisogna che non sentano, o che possano fingere di non sentire. L'altro giorno è venuto il sovrintendente. Ha minacciato di fare rapporto a Vienna. È venuto anche da me. Ma non è il rapporto a Vienna che mi spaventa. Temo che ci separino. Io non posso rinunciare a parlare con te. Da quando parliamo, le giornate mi sembrano più corte. A me è perfino venuto più appetito. Per l'amor del cielo, spero che non mi succeda. Mi mangerei anche il tavolo. Sai, non riesco a mandar giù la brodaglia che ci danno, assolutamente. Sai come la fanno? Impastano della farina con il lardo e mettono tutto dentro dei grandi recipienti. La scorta dura 6 mesi. Ogni giorno ne prelevano una manciata e la sciolgono nell'acqua bollente. Che schifo. Per fortuna sono stato male e mi ha servito la cucina dell'infermeria. Ah, dimmi, hai notizie di Maroncelli? Non sono riuscito a sapere niente. È ancora laggiù, nel sotterraneo. Qui, se uno non ha la fortuna di ammalarsi, non la scampa. Oroboni! Oroboni! Silvio! Sì! Rue! Non si può dire che lei si comporti bene. Io cerco di non essere troppo duro. E lei non mi è grato affatto. Perché dite così? Il sovrintendente mi ha mandato a chiamare. Ieri sera lei ha parlato a lungo col signor Oroboni. Le sentinelle hanno sentito che vi lagnavate di avere fame. Il sovrintendente mi ha rimproverato aspramente. Dice che metterà questo su mie note. Ma voi non siete responsabili di tutto quello che facciamo noi. E invece sì, ne rispondo personalmente. Lei è un uomo d'onore, voglio da lei la promessa che non parlerà più signor Oroboni. Non lo prometto. Diavolo, lei dice a me, non prometto a me che ricevo una maledetta strapazzata per causa sua. Mi dispiace, ma non voglio promettere quello che non posso mantenere. Per chi non può? La solitudine è una tortura insopportabile per me. Non resisterò mai al bisogno di parlare. Pregherò sempre che mi sta vicino di rispondermi. E se il vicino tacesse, rivolgerei la mia parola alle sbarre delle finestre, alle colline che mi stanno di fronte, agli uccelli che volano.
Devo dunque smettere di essere un uomo per quelle canaglie di chiavi. Lei è un gentiluomo. Non vuol promettere quello che sa di non poter mantenere. Queste chiavi non sono poi tanto canaglie. Non riescono a fare di un buon caporale un aguzzino. Mi dispiace, signor Pellico, ma bisogna fare un trasferimento. Trasferimento? E dove? Lei andrà per qualche giorno nel sotterraneo. Ci trasferiamo tutti? Sì, tutti. Ma la disposizione delle celle sarà la stessa? No, il conte Oroboni è stato destinato all'altro capo del sotterraneo. Anche lui là sotto, ma non ce la farà? Questi sono gli ordini. Del resto domani arriverà il protomedico da Brun. Allora sta male? Ditemi, è grave. Signor medico, lei gli parla tutti i giorni. Ma mi nasconde la verità, per darmi coraggio. Per non rattristarmi. Il protomedico viene per tutti voi. A Vienna sono molto preoccupati dello stato di grande debolezza in cui voi tutti versate. Già. E ci manda i protomedici a constatare le torture. Diranno che possiamo resistere e tutto continuerà come prima. Buongiorno. Abbiamo l'alto onore di una visita dell'eccellentissimo barone von Berlinghausen. Il signor barone vuole constatare di persona e riferirà direttamente a sua maestà le vostre condizioni. Lei è il signor Silvio Pellico. Si trova qui da? 6 anni. Come va la sua salute? Ha qualche lagnanza da fare? Parli pure liberamente davanti al signor barone. Se ho qualche lagnanza da fare. Spero che quella catena non sia mai stata usata. No, signore. Il signor Pellico non ci ha mai dato motivo di dover intervenire. È un ottimo prigioniero. Un ottimo prigioniero. Mi pare che qui sia abbastanza comodo. Il vitolo assaggiato è conveniente, la loggia decente, il programma giornaliero igienico. Come anche i guanti. Ma è l'uso. Non è sempre stato così? Se concedono, li fabbricano loro stessi. Le prigioniere fatto obbligo di lavorare la lana. È volontà dell'imperatore. Sua maestà ritiene che lavorare la lana sia un lavoro che senza essere faticoso richieda attenzione. Quindi giovi ai prigionieri distogliendoli dalle loro fissazioni angosciose, fanno calzette. È un'ottima cosa. Ma chi li ha autorizzati a fare tenere per sé i guanti? Chi vi ha dato il permesso? All'inizio dell'inverno il freddo qui è terribile. E abbiamo chiesto al signor direttore di polizia il permesso di difenderci dal gelo, confezionando con un po' della lana del lavoro forzato dei guanti. Ah, il direttore di polizia. E chi ha autorizzato il direttore di polizia? Ma forse il prigioniero si sbaglia. Non credo che il direttore di polizia
Non avrà capito la domanda. Vostra eccellenza non ha che da scendere nelle casematte di detenuti comuni. Tutti portano guanti. I detenuti comuni? Quelli che nel peggiore dei casi hanno ucciso un uomo. Non tentato di uccidere lo Stato. Omero. Parla del mare. Non va bene il mare per chi ha piccoli orizzonti di pietre. Shakespeare, Giulio Cesare, in ogni romano alberghi nel cuore l'amore per la Repubblica. Questo libro parla di Repubblica. Portate via tutti questi libri. Sono cattivi compagni. Parlano di donne, vanno bene nei salotti. Non vanno bene nelle prigioni o nelle caserme. Può leggere se vuole la Bibbia o qualche altro libro religioso. Anche nella Bibbia ci sono donne. Lei è di quelli che credono che la religione sia utile per tenere tranquilla la gente, vero? Non mi faccia dire quello che pensa lei, prego. Signor Perico, qualcuno qui a Vienna ha motivo di ritenere che fra voi prigionieri politici qui alla Spielberg e quelli fuori di queste mura vi sia, nonostante tutte le misure prese, una comunicazione. Mi scusi, eccellenza, ma non comprendo bene. Vi si accusa di mantenere contatti con i cospiratori di fuori. Contatti? E come? Ma le ha guardate le mura di questa fortezza, eccellenza? E i visi delle sentinelle? Contatti con l'esterno? Non so neanche se mia madre è ancora viva. Prego. Prego. Non alzi la sua voce. Portate via quei guanti. E questo serva per tutti gli altri prigionieri. Voi ci fate lavorare la lana perché non pensiamo. Non dobbiamo pensare alla nostra terra, alla famiglia, agli amici. Non volete che pensiamo al nostro dolore? Ma io voglio pensare al mio dolore. È l'unica cosa nobile che ci sia in questa caverna. Toglieteci questo lavoro. Supplichi per noi l'imperatore. Dateci un lavoro più faticoso. Fateci spaccare legno, trasportare pietre. Ma se non vi reggete in piedi? Non fateci lavorare la lana. È umiliante. Già. È solo per umiliarci che l'avete scelto. Signor Pelico, lei dimentica che è in prigione, che la prigione per avere un senso deve pulire. Siete stati processati regolarmente. Soltanto la benignità dell'imperatore vi ha sottratti al capestro. Il tribunale vi aveva ritenuti colpevole di morte, ricordatelo sempre. Questo. Quando vi viene in mente di lamentarvi, di protestare, ricordatevi, dovreste essere morti. Ha qualche particolare richiesta da fare? Sì, eccellenza. Quando si esce per il passeggio, vicino alle scale è buio, molto buio. E la volta del corridoio è bassa. Dov'è? È vero, è vero. Qualcuno può rompersi la testa al buio. Bisogna provvedere.
È per noi un dovere sacro garantire l'incolumità dei prigionieri. Schiller, rimanete un momento con me. Veramente io dovrei andare. Un momento solo. Con voi posso parlare di cose che gli altri non potrebbero capire. È vero che qualche giorno fa un detenuto si è ucciso scagliandosi a testa bassa contro le pareti della cella? Ma cosa hai in mente, signore? Era un detenuto comune, un assassino, sempre stato pazzo, mai avuto testa a posto. Bisogna lanciarsi con tutta la forza, senza esitare. Se no si rischia di non morire, ed è peggio. Un signore come lei, lei mi ha dato una grande delusione. Io credevo che lei fosse un buon cristiano, capace di sopportare, ma adesso... Un cristiano è un uomo. Arriva per tutti il momento della debolezza. E allora ci si domanda, a che serve? A chi servo io? A chi serve questa mia sofferenza? Perché? Signor Perico, se lei crede in Dio, saprà che il suicidio è un peccato imperdonabile. È l'orgoglio che dà la disperazione. Lei è qui già da 6 anni, la clemenza dell'imperatore non può tardare. Tutte queste visite negli ultimi tempi, ispettori, medici... Ci sono momenti che la tentazione è così forte. Non so più nulla della mia famiglia. Non posso scrivere, non posso ricevere lettere. Che sarà di mia madre, dei miei fratelli? Forse in questo momento mio padre sta morendo. E io sono qui. Hauptmann Schiller! Hauptmann! Schnell, schnell! Was ist los? Der gefangene Pellico liegt am Boden. Oh, vielleicht ist er tot. Mein Gott! Mein Gott! Signor Pellico! Signor Pellico! Signor Pellico! Fiebe, ma il cuore batte appena. Wie bleich ist der Herr? Ja, schnell, ja! Schnell. Stia calmo, signore. Non si muova. Che cosa ha fatto? Ho assaggiato un cucchiaio di minestra. Lo credo bene. Io mi sono sempre domandato come facciano gli altri a non sfinire ogni furta. Caporale! Lei non deve muoversi per ora. Signor sovrintendente, bisogna levargli i ferri. Se lei dichiara formalmente che si tratta di un caso di emergenza. Sì, lo dichiaro. Va bene. Caporale, fate avvertire il fabbro. Signor Pellico. Signor Pellico. È svenuto ancora. Bisogna trasportarlo subito all'infermeria. Non possiamo portare i prigionieri politici in infermeria per nessun motivo. Senza autorizzazione di Vienna. Tutto quello che posso fare è spedire un corriere alla capitale. Questo non mi riguarda. Io parlo da medico, eseguirò noi a far vostro. Sarà trattato qui con la stessa diligenza che se fosse in infermeria. Deve avere un'assistenza continua, giorno e notte. Tra poco verrà il delirio. Bisogna che ci sia sempre qualcuno con lui. Avevo già chiesto che i prigionieri di Stato fossero a due. Solleciterò. Nessuno vuole farle del male.
Indietro! Via! 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 Ammazzatemi, facciamola finita. Dottore, lei è sicuro che... Prego? Voglio dire, esclude che possa trattarsi di simulazione? Cosa? Lei mi capisce, io devo rendere conto. L'imperatore si preoccupa di questi signori più che se fossero figli suoi. E vuole essere informato di tutto minutamente. Questo è carcere anche per me. Se sbaglio, mi puniscono. Fomun, prego, si accomodi. Com'è andata la sua ispezione allo Spielberg? Ha viaggiato bene? Oh, spero non sia faticato. No, no, tutto bene, maestà. Ha visto l'ottimo conte Mitroski? Sì, è un funzionario zelante, molto acuto. In carica di porgere a vostra maestà i sensi della sua devozione. Ah, è un bravo governatore. Io spero di averlo presto a Vienna. Abbiamo bisogno di uomini come lui per reggere l'impero. I prigionieri italiani, che fanno? Quello che mi ha più colpito è stata la supplica del signor Silvio Pellico. Pellico, il musicista. No, confondo. L'autore teatrale, sì, quello delle tragedie, malato di petto, sì. Mi ha incaricato di ricordare a vostra maestà la sua promessa. Quale promessa? Il detenuto sostiene che vostra maestà ha detto al commissario imperiale Engelbert i giorni saranno di 12 ore, così la pena si intenderebbe dimezzata. No, io non ho mai detto questo. È una cosa molto grave. L'illusione aiuta a vivere i detenuti, ma la delusione li uccide. Io non ho mai parlato di questo al signor Engelbert. Disponga un'inchiesta, la prego. Io so però che anche il padre del prigioniero Pellico ha scritto a vostra maestà ricordando questa presunta promessa. Chi ha mancato sarà punito. Engelbert è una persona seria, maestà. Allora non sarei serio io? No, vostra maestà, mi perdoni. Io volevo dire che l'avrà detto per mitigare alla famiglia il dolore della condanna. Solo all'imperatore è concessa la scelta tra la grazia e la giustizia. Tutti gli altri badino solo alla giustizia. Ha completato le indagini sulle comunicazioni dei prigionieri di Stato con l'esterno? Sì, l'inchiesta è stata rigorosa. La mia impressione, maestà, è che queste comunicazioni non sono possibili. Comunque abbiamo adottato un sistema a più controlli. Ecco, questo è il primo corridoio dove si aprono le celle. Sì. Ecco la comunicazione del corridoio del terrapieno del passeggio. E questo stesso pieno si entra direttamente nel corridoio della chiesa per le funzioni religiose. Porte, finestre, aperture di ogni genere sono state sbarrate. Non solo gli esterni, ma neanche i galeotti possono vedere i prigionieri di Stato al loro passaggio. Inoltre, come vostra maestà può constatare, gli orari sono diversi. La cella numero 1 passeggia alle 3 del pomeriggio, la numero 2 alle 4, la numero 3 invece alle 2 del mattino. La cella numero 1 riceve l'acqua alle 10, la numero 2 alle 10:30, la numero 3 invece alle 12:15. Per ciascun prigioniero, vostra maestà, stando qui seduto nel suo gabinetto, può vedere quello che fanno esattamente meglio del sovrintendente alla prigione. A quest'ora il detenuto Maroncelli passeggia. Fra 20 minuti il detenuto Villa berrà. Alle 17 precise il detenuto Fortini
comincerà a cenare. Chi è? Non si emozioni, signore. Mi hanno mandato a prepararla, a vedere se è pronto. Ma cosa succede, Schiller? Stia di buon animo, signore. Oggi è giorno di gioia per lei. Vienna ha finalmente risposto alle domande sue e del signor Maroncelli. Abbiamo il permesso di farvi abitare nella stessa cella. Buongiorno, Silvia. Come va? A Piero! Verranno portate qui fra poco il letto e le altre cose del signor Maroncelli. Non c'è bisogno che ricordi loro che a quest'atto di generosità dell'imperiale governo non deve corrispondere indisciplina, bensì la mansuetudine che si nutre di riconoscenza. In due è più facile fare il male, ma se si vuole è anche più facile fare il bene. Piero, quante cose abbiamo da dirci. Signor sovrintendente, un'altra grazia, la prego. Come sta il conte Oroboni? È successo qualcosa? Non ancora. Il signor Oroboni sta molto male. Nonostante le apparenze, la sua fibra è meno forte della sua. C'è speranza. Antonio Oroboni, dita la terra, unico figlio di padre ottuagenario, nel 1821 in Venezia, da commissione di Stato segreta, fuor di legge, austriaca in suolo italiano, condannato a morte come carbonaro e per grazia di Francesco I imperatore, a soli 15 anni di carcere duro, sullo Spielberg in Brun di Moravia. Uomo nato da donna, vive per tempo breve, colmo di molte miserie. Fame lentamente lo consunse 2 anni. Il mattino del 13 giugno pianse suo padre e l'Italia. Perdonò i nemici e spirò. Weg diesen Rock! Signori, questa volta la perquisizione sarà più accurata del solito. Da Vienna sono arrivate istruzioni precise. Pancras, fate portare i sacchi di paglia sul terrapieno. Caverete fuori tutta la paglia e guarderete con la massima cura se vi è nascosto qualcosa. Lavorate con calma. Non deve sfuggirvi neanche un ago. Da, trag sie weg. Trag diese Decken da weg. Was haben Sie unter den Händen? Soll ich dem Silvio Pellico die Augengläser wegnehmen? Basta. Basta. Quello che sto vedendo, che state ordinando di fare, è troppo basso. Sensi still! Voi trascinate nella polvere la dignità dell'imperatore del cui nome operate. Piero. Il mio amico è malato, ha freddo. Dategli una coperta! Tu, Decken, tarfighi di... Ti ordino di dargli una coperta. Hirmitis al Decken! Bene! Dopo la perquisizione,
O sei quello? Un resto di medicina. Prendetela! Allora? Medicina portata io un'ora fa. Davvero? Va bene. A conclusione della mia visita sequestro al signor Pellico un paio di occhiali e una forchetta di legno. Al signor Maroncelli un occhialino e una forchetta di legno. Signor Pellico, chi le ha dato il permesso di tenere questi occhiali? Da quando sono entrato allo Spielberg sono sempre rimasti sul mio naso. Voi austriaci siete l'enigma della razza umana. L'austriaco è buono ma capace di commettere sevizie con vera tenerezza d'animo. Io servo l'imperatore. Appunto, l'ha detto. Voi austriaci non avete una coscienza. Vedete giustizia o ingiustizia solo attraverso la volontà imperiale. Signor Maroncelli, qui le cose non vanno come dovrebbero. A Vienna sono giunte voci di un tentativo di evasione. Lo tenterebbe il conte Confalonieri. È un uomo ricco, influente. Il denaro può sempre molto. Ma noi stiamo in guardia. Le dirò che al signor sovrintendente sarà dato un biasimo solenne e che il caporale Schiller... La vecchiaia è evidentemente infiacchito, sarà destinato ad altro servizio. No, Schiller no. Mi dispiace molto, signori, ma non posso farci nulla. Non ho l'autorità per farvi riavere le porchette. Eccellenza. Dovete capire, se nessuno le avesse sequestrate, tutto andrebbe come finora. Le porchette c'erano, ma era come se non ci fossero. Ma ora c'è un verbale di sequestro che ne parla. Mi dispiace, io non posso ridarvi le forchette. Causa pendente. E dove pende questa grossa causa delle forchette? A Vienna, amici miei, davanti allo stesso imperatore. La proibizione delle forchette è più ridicola che crudele, ma gli occhiali... Voi signori fate più dell'imperatore. Lui mi ha condannato a 15 anni, ma voi mi condannate alla cecità. Una delle mie più grandi consolazioni era di vedere il sole. Mi pareva a volte di essere in Italia. Vi capisco. D'altra parte, la causa pende anche per gli occhiali. Voglia perdonarmi, eccellenza. Signor Pellico, lei... Lei è in mano ai miei occhiali. Io non posso... Non posso restituirle i suoi, ma... Ma accetti i miei. Mi farà un favore. La ringrazio. Scriverò io stesso a Vienna. Intanto ridate gli occhiali al signor Pellico e l'occhialetto... Al signor Maroncelli. Ma eccellenza, come va la gamba? Non molto bene. Peggiora di giorno in giorno. È gonfio. Il medico che dice? Dice che guarirà. Anche il professore che è venuto a consulto dice che guarirà. Ma mi fa sempre più male. Ho capito. Thank you.
Maledetti medici, ti danno ogni giorno una prescrizione diversa. Lei deve farsi forza, signor Maroncelli. Il protomedico non ha avuto il coraggio di spiegarsi in sua presenza. Ma io l'ho rassicurato, a lei non manca il coraggio. Credo di avervi dato prova, sopportando questi strazi senza un urlo. E si proporrebbe forse l'amputazione. Sì. Ma lo stesso protomedico, vedendola così deperito, esita a consigliarla. È una decisione che deve prendere lei. Vuole esporsi al pericolo? Di morire. E non morrò lo stesso se non si ferma la malattia. Allora manderemo subito una relazione a Vienna. E appena arriva il permesso di operare... Cosa? Ci vuole il permesso? Sì, signore. Il permesso di sopravvivere. Desidero che sia presente Silvio. Veramente? Potrei morire sotto l'operazione. Che mi trovi almeno fra le braccia di un amico. E dunque, questi chirurghi? Un momento di pazienza. Stanno litigando. Il barbiere del carcere dice che spetta lui. Vienna ha mandato un chirurgo giovane ma molto rinomato a sovrintendere l'operazione. Questo vuole eseguire lui intervento, ma l'altro non cede. Il signor Lieber, che voi ben conoscete dal momento che per tanti anni vi ha raso la barba, eseguirà l'operazione sotto il mio controllo. Quando vi sentite? Cominciate pure. Abbiamo finito. Grazie. Lei mi ha liberato da un nemico.
Allora? Medicina portata io un'ora fa. Davvero? Va bene. A conclusione della mia visita sequestro al signor Pellico un paio di occhiali e una forchetta di legno. Al signor Maroncelli un occhialino e una forchetta di legno. Signor Pellico, chi le ha dato il permesso di tenere questi occhiali? Da quando sono entrato lo Spielberg sono sempre rimasti sul mio naso. Voi austriaci siete l'enigma della razza umana. L'austriaco è buono ma capace di commettere sevizie con vera tenerezza d'animo. Io servo l'imperatore. Appunto, l'ha detto. Voi austriaci non avete una coscienza. Vedete giustizia o ingiustizia solo attraverso la volontà imperiale. Signor Maroncelli, qui le cose non vanno come dovrebbero. A Vienna sono giunte voci di un tentativo di evasione. Lo tenterebbe il conte Confalonieri. È un uomo ricco, influente. Il denaro può sempre molto. Ma noi stiamo in guardia. Le dirò che al signor sovrintendente sarà dato un biasimo solenne e che il caporale Schiller e la vecchiaia è evidentemente infiacchito, sarà destinato ad altro servizio. No, Schiller no. Mi dispiace molto, signori, ma non posso farci nulla. Non ho l'autorità per farvi riavere le forchette. Eccellenza. Dovete capire. Se nessuno le avesse sequestrate, tutto andrebbe come finora. Le forchette c'erano, ma era come se non ci fossero. Ma ora c'è un verbale di sequestro che ne parla. Mi dispiace. Io non posso ridarvi le forchette. Causa pendente. E dove pende questa grossa causa delle forchette? A Vienna, amici miei, davanti allo stesso imperatore. La proibizione delle forchette è più ridicola che crudele. Ma gli occhiali. Voi signori fate più dell'imperatore. Lui mi ha condannato a 15 anni, ma voi mi condannate alla cecità. Una delle mie più grandi consolazioni era di vedere il sole. Mi pareva... Lei è il signor Silvio Pellico. Si trova qui da? 6 anni. Come va la sua salute? Ha qualche lagnanza da fare? Parli pure liberamente davanti al signor Barone. Se ho qualche lagnanza da fare. Spero che quella catena non sia mai stata usata. No, signore. Il signor Pellico non ci ha mai dato motivo di dover intervenire. È un ottimo prigioniero. Un ottimo prigioniero. Mi pare che qui sia abbastanza comodo. Il vitolo assaggiato è conveniente, la loggia decente, il programma giornaliero igienico. Come anche i guanti. Ma è l'uso. Non è sempre stato così? Si concedono, li fabbricano loro stessi. Nei prigionieri è fatto obbligo di lavorare la lana. È volontà dell'imperatore. Sua maestà ritiene che lavorare la lana sia un lavoro che senza essere faticoso richiede attenzione. Quindi giovi ai prigionieri distogliendoli dalle loro fissazioni angosciose, fanno calzette. È un'ottima cosa. Ma chi li ha autorizzati a fare tenere per sé i guanti? Chi vi ha dato il permesso? All'inizio dell'inverno il freddo qui è terribile. E abbiamo chiesto al signor direttore di polizia il permesso di difenderci dal gelo, confezionando con un po' della lana del lavoro forzato dei guanti.
Nel direttore di polizia. E chi ha autorizzato il direttore di polizia? Ma forse il prigioniero si sbaglia. Non credo che il direttore di polizia non avrà capito la domanda. Vostra eccellenza non ha che da scendere nelle casematte di detenuti comuni. Tutti portano guanti. I detenuti comuni? Quelli che nel peggiore dei casi hanno ucciso un uomo. Non tentato di uccidere lo Stato. Omero. Cos'è? Fanno calzette. È un'ottima cosa. Ma chi li ha autorizzati a fare tenere per sé i guanti? Chi vi ha dato il permesso? All'inizio dell'inverno il freddo qui è terribile. E abbiamo chiesto al signor direttore di polizia il permesso di difenderci dal gelo, confezionando con un po' della lana del lavoro forzato dei guanti. Ah, il direttore di polizia. E chi ha autorizzato il direttore di polizia? Ma forse il prigioniero si sbaglia. Non credo che il direttore di polizia non avrà capito la domanda. Vostra eccellenza non ha che da scendere nelle casematte di detenuti comuni. Tutti portano guanti. I detenuti comuni? Quelli che nel peggiore dei casi hanno ucciso un uomo. Non tentato di uccidere lo Stato. Omero. Parla del mare. Non va bene il mare per chi ha piccoli orizzonti di pietre. Shakespeare. Giulio Cesare. In ogni romano alberghi nel cuore l'amore per la Repubblica. Questo libro parla di Repubblica. Portate via tutti questi libri. Sono cattivi compagni. Parlano di donne, vanno bene nei salotti. Non vanno bene nelle prigioni o nelle caserme. Può leggere se vuole la Bibbia o qualche altro libro religioso. Anche nella Bibbia ci sono donne. Lei è di quelli che credono che la religione sia utile per tenere tranquilla la gente, vero? Non mi faccia dire quello che pensa lei, prego. Signor Perico, qualcuno qui a Vienna ha motivo di ritenere che fra voi prigionieri politici qui alla Spielberg e quelli fuori di queste mura vi sia, nonostante tutte le misure prese... E solo attraverso la volontà imperiale. Signor Maroncelli, qui le cose non vanno come dovrebbero. A Vienna sono giunte voci di un tentativo di evasione. Lo tenterebbe il conte Confalonieri. È un uomo ricco, influente. Il denaro può sempre molto. Ma noi stiamo in guardia. Le dirò che al signor sovrintendente sarà dato un biasimo solenne e che il caporale Schiller e la vecchiaia è evidentemente infiacchito, sarà destinato ad altro servizio. No, Schiller no. Mi dispiace molto, signori, ma non posso farci nulla. Non ho l'autorità per farvi riavere le porchette. Eccellenza. Dovete capire, se nessuno le avesse sequestrate, tutto andrebbe come finora. Le porchette c'erano, ma era come se non ci fossero. Ma ora c'è un verbale di sequestro che ne parla. Mi dispiace, io non posso ridarvi le forchette. Causa pendente.
E dove pende questa grossa causa delle forchette? A Vienna, amici miei, davanti allo stesso imperatore. La proibizione delle forchette è più ridicola che crudele. Ma gli occhiali. Voi signori fate più dell'imperatore. Lui mi ha condannato a 15 anni, ma voi mi condannate alla cecità. Una delle mie più grandi consolazioni era di vedere il sole. Mi pareva a volte di essere in Italia. Vi capisco. D'altra parte, la causa pende anche per gli occhiali. Voglia perdonarmi, eccellenza. Signor Pellico, lei... lei ha in mano i miei occhiali. Io non posso... non posso restituirle i suoi, ma... ma accetti i miei. Mi farà un favore. La ringrazio. Ho adottato un sistema a più controlli. Ecco. Questo... è il primo corridoio dove si aprono le celle. Sì. Ecco la comunicazione del corridoio del terrapieno del passeggio. Questo stesso pieno si entra direttamente nel corridoio della chiesa per le funzioni religiose. Porte, finestre, aperture di ogni genere sono state sbarrate. Non solo gli esterni, ma neanche i galeotti possono vedere i prigionieri di Stato al loro passaggio. Inoltre, come Vostra Maestà può constatare, gli orari sono diversi. La cella numero 1 passeggia alle 3 del pomeriggio, la numero 2 alle 4, la numero 3 invece alle 2 del mattino. La cella numero 1 riceve l'acqua alle 10, la numero 2 alle 10.30, la numero 3 invece alle 12.15. Per ciascun prigioniero, Vostra Maestà, stando qui seduto nel suo gabinetto, può vedere quello che fanno esattamente meglio del sovrintendente alla prigione. A quest'ora... il detenuto Maroncelli passeggia. Fra 20 minuti il detenuto Villa Berrà. Alle 17 precise il detenuto Fortini comincerà a cenare. Chi è? Non si emozioni, signore. Mi hanno mandato a prepararla, a vedere se è pronto. Ma cosa succede, Schiller? Stia di buon animo, signore. Oggi è giorno di gioia per lei. Vienna ha finalmente risposto alle domande sue e del signor Maroncelli. Abbiamo il permesso di farvi abitare nella stessa cella. Buongiorno, Silvio. Come va? A Piero! Verranno portate qui fra poco il letto e le altre cose del signor Maroncelli. Non c'è bisogno che ricordi loro che a quest'atto di generosità dell'imperiale governo non deve corrispondere indisciplina, bensì la mansuetudine che si nutre di riconoscenza. In due è più facile fare il male, ma se si vuole è anche più facile fare il bene. Piero... quante cose abbiamo da dirci. Signor sovrintendente, un'altra grazia, la prego. Come sta il conte Oroboni? È successo qualcosa? Non ancora. Il signor Oroboni sta molto male. Nonostante le apparenze, la sua fibra... Sì, quello delle tragedie. Malato di petto, sì. Mi ha incaricato di ricordare a Vostra Maestà la sua promessa. Quale promessa?
Il detenuto sostiene che Vostra Maestà ha detto al commissario imperiale Engelbert i giorni saranno di 12 ore, così la pena si intenderebbe dimezzata. No, no, io non ho mai detto questo. È una cosa molto grave. L'illusione aiuta a vivere i detenuti, ma la delusione li uccide. Io non ho mai parlato di questo al signor Engelbert. Disponga un'inchiesta, la prego. Io so però che anche il padre del prigioniero Pellico ha scritto a Vostra Maestà ricordando questa presunta promessa. Chi ha mancato sarà punito. Engelbert è una persona seria, Maestà. Allora non sarei serio io? No, Vostra Maestà, mi perdoni. Io volevo dire che l'avrà detto per mitigare la famiglia e il dolore della condanna. Solo all'imperatore è concessa la scelta tra la grazia e la giustizia. Tutti gli altri badino solo alla giustizia. Ha completato le indagini sulle comunicazioni dei prigionieri di Stato con l'esterno? Sì, l'inchiesta è stata rigorosa. La mia impressione, Maestà, è che queste comunicazioni non sono possibili. Comunque abbiamo adottato un sistema a più controlli. Ecco, questo è il primo corridoio dove si aprono le celle. Sì. Ecco la comunicazione del corridoio del terrapieno del passeggio. Questo stesso pieno si entra direttamente nel corridoio della chiesa per le funzioni religiose. Porte, finestre, aperture di ogni genere sono state sbarrate. Non solo gli esterni, ma neanche i galeotti possono vedere i prigionieri di Stato al loro passaggio. Inoltre, come Vostra Maestà può constatare, gli orari sono diversi. La cella numero 1 passeggia alle 3 del pomeriggio, la numero 2 alle 4, la numero 3 invece alle 2 del mattino. La cella numero 1 riceve l'acqua alle 10, la numero 2 alle 10:30, la numero 3 invece alle 12:15. Per ciascun prigioniero, Vostra Maestà, stando qui seduto nel suo gabinetto, può vedere quello che fanno esattamente meglio del sovrintendente alla prigione. A quest'ora il detenuto Maroncelli passeggia. Fra 20 minuti il detenuto Villa berrà. Alle 17 precise il detenuto Fortini comincerà a cenare. Chi è? Non si emozioni, signore. Lei non deve muoversi per ora. Signor sovrintendente, bisogna levargli i ferri. Se lei dichiara formalmente che si tratta di un caso di emergenza. Sì, lo dichiaro. Va bene. Caporale, fate avvertire il fabbro. Signor Pellico. Signor Pellico. È svenuto ancora. Bisogna trasportarlo subito all'infermeria. Non possiamo portare i prigionieri politici in infermeria per nessun motivo. Senza autorizzazione di Vienna. Tutto quello che posso fare è spedire un corriere alla capitale. Questo non mi riguarda. Io parlo da medico, eseguirò noi a far vostro. Sarà trattato qui con la stessa diligenza che se fosse in infermeria. Deve avere un'assistenza continua, giorno e notte. Tra poco verrà il delirio. Bisogna che ci sia sempre qualcuno con lui. Avevo già chiesto che i prigionieri di Stato fossero a due. Solleciterò. No! Ma signor Pellico! Signor Pellico, siamo noi. Nessuno vuole farle del male. Ammazzatemi, facciamola finita. Dottore, lei è sicuro che... Prego.
Voglio dire, esclude che possa trattarsi di simulazione? Cosa? Lei mi capisce, io devo rendere conto. L'imperatore si preoccupa di questi signori più che se fossero figli suoi. E vuole essere informato di tutto minutamente. Questo è carcere anche per me. Se sbaglio, mi puniscono. Fumun, prego, si accomodi. Com'è andata la sua ispezione allo Spielberg? Ha viaggiato bene? Oh, spero non sia. Parla del mare. Non va bene il mare per chi ha piccoli orizzonti di pietre. Shakespeare, Giulio Cesare, in ogni romano alberghi nel cuore l'amore per la Repubblica. Questo libro parla di Repubblica. Portate via tutti questi libri. Sono cattivi compagni. Parlano di donne, vanno bene nei salotti. Non vanno bene nelle prigioni o nelle caserme. Può leggere se vuole la Bibbia o qualche altro libro religioso. Anche nella Bibbia ci sono donne. Lei è di quelli che credono che la religione sia utile per tenere tranquilla la gente, vero? Non mi faccia dire quello che pensa lei, prego. Signor Perico, qualcuno qui a Vienna ha motivo di ritenere che fra voi prigionieri politici qui alla Spielberg e quelli fuori di queste mura vi sia, nonostante tutte le misure prese, una comunicazione. Mi scusi, eccellenza, ma non comprendo bene. Vi si accusa di mantenere contatti con i cospiratori di fuori. Contatti? E come? Ma le ha guardate le mura di questa fortezza, eccellenza? E i visi delle sentinelle? Contatti con l'esterno? Non so neanche se mia madre è ancora viva. Prego. Prego. Non alzi la sua voce. Portate via quei guanti. E questo serva per tutti gli altri prigionieri. Voi ci fate lavorare la lana perché non pensiamo. Non dobbiamo pensare alla nostra terra, alla famiglia, agli amici. Non volete che pensiamo al nostro dolore? Ma io voglio pensare al mio dolore. È l'unica cosa nobile che ci sia in questa caverna. Toglieteci questo lavoro. Supplichi per noi l'imperatore. Dateci un lavoro più faticoso. Fateci spaccare legno, trasportare pietre. Ma se non vi... Allora? Medicina portata io un'ora fa. Davvero? Va bene. A conclusione della mia visita a sequestro, al signor Pellico, un paio di occhiali e una forchetta di legno. Al signor Maroncelli, un occhialino e una forchetta di legno. Signor Pellico, chi le ha dato il permesso di tenere questi occhiali? Da quando sono entrato allo Spielberg sono sempre rimasti sul mio naso. Voi austriaci siete l'enigma della razza umana. L'austriaco è buono ma capace di commettere sevizie con vera tenerezza d'animo. Io servo l'imperatore. Appunto, l'ha detto. Voi austriaci non avete una coscienza. Vedete giustizia o ingiustizia solo attraverso la volontà imperiale. Signor Maroncelli, qui le cose non vanno come dovrebbero. A Vienna sono giunte voci di un tentativo di evasione.
Lo tenterebbe il conte Confalonieri. È un uomo ricco, influente. Il denaro può sempre molto. Ma noi stiamo in guardia. Le dirò che al signor sovrintendente sarà dato un biasimo solenne e che il caporale Schiller e la vecchiaia è evidentemente infiacchito, sarà destinato ad altro servizio. No, Schiller no. Mi dispiace molto, signori, ma non posso farci nulla. Non ho l'autorità per farvi riavere le porchette. Eccellenza. Dovete capire, se nessuno le avesse sequestrate, tutto andrebbe come finora. Le porchette c'erano, ma era come se non ci fossero. Ma ora c'è un verbale di sequestro che ne parla. Mi dispiace. Io non posso ridarvi le forchette. Causa pendente. E dove pende questa grossa causa delle forchette? A Vienna, amici miei, davanti allo stesso imperatore. La proibizione delle forchette è più ridicola che crudele. Ma gli occhiali. Voi signori fate più dell'imperatore. Lui mi ha condannato a 15 anni, ma voi mi condannate alla cecità. Una delle mie più grandi consolazioni era di vedere il sole. Mi pareva a volte di essere in Italia. Vi capisco. D'altra parte, la causa pende anche per gli occhiali. Nulla della mia famiglia. Non posso scrivere, non posso ricevere lettere. Che sarà di mia madre, dei miei fratelli? Forse in questo momento mio padre sta morendo. E io sono qui. Hauptmann Schiller! Hauptmann! Schnell, schnell! Was ist los? Der gefangene Pellico liegt am Boden. Oh, vielleicht ist er tot. Mein Gott! Mein Gott! Signor Pellico! Signor Pellico! Signor Pellico! Fede, ma il cuore batte appena. Wie bleich ist der Herr? Ja! Schnell. Ja! Stia calmo, signore. Non si muova. Che cosa ha fatto? Ho assaggiato un cucchiaio di minestra. Lo credo bene. Io mi sono sempre domandato come facciano gli altri a non sfinire ogni furta. Caporale! Lei non deve muoversi per ora. Signor sovrintendente, bisogna levargli i ferri. Se lei dichiara formalmente che si tratta di un caso di emergenza. Sì, lo dichiaro. Va bene. Caporale, fate avvertire il fabbro. Signor Pellico. Signor Pellico. È svenuto ancora. Bisogna trasportarlo subito all'infermeria. Non possiamo portare i prigionieri politici in infermeria per nessun motivo. Senza autorizzazione di Vienna. Tutto quello che posso fare è spedire un corriere alla capitale. Questo non mi riguarda. Io parlo da medico, eseguirò noi a far vostro. Sarà trattato qui con la stessa diligenza che se fosse in infermeria. Deve avere un'assistenza continua, giorno e notte. Tra poco verrà il delirio. Bisogna che ci sia sempre qualcuno con lui. Avevo già chiesto che i prigionieri di Stato fossero a due, solleciterò. Dell'infermeria. Ah, dimmi, hai notizie di Maroncelli? Non sono riuscito a sapere niente. È ancora laggiù, nel sotterraneo.
Qui, se uno non ha la fortuna di ammalarsi, non la scampa. Ora Boni! Ora Boni! Silvio! Sì! Rue! Non si può dire che lei si comporti bene. Io cerco di non essere troppo duro e lei non mi è grato affatto. Perché dite così? Il sovrintendente mi ha mandato a chiamare. Ieri sera lei ha parlato a lungo col signor Oroboni. Le sentinelle hanno sentito che vi lagnavate di avere fame. Il sovrintendente mi ha rimproverato aspramente. Dice che metterà questo su mie note. Ma voi non siete responsabile di tutto quello che facciamo noi. E invece sì, ne rispondo personalmente. Lei è un uomo d'onore, voglio da lei la promessa che non parlerà più signor Oroboni. Non lo prometto. Diavolo, lei dice a me, non prometto a me che ricevo una maledetta strapazzata per causa sua. Mi dispiace, ma non voglio promettere quello che non posso mantenere. Per chi non può? La solitudine è una tortura insopportabile per me. Non resisterò mai al bisogno di parlare. Pregherò sempre che mi sta vicino di rispondermi. E se il vicino tacesse, rivolgerei la mia parola alle sbarre delle finestre. Alle colline che mi stanno di fronte, agli uccelli che volano. Bene, devo dunque smettere di essere un uomo per quelle canaglie di chiavi. Lei è un gentiluomo, non vuol promettere quello che sa di non poter mantenere. Queste chiavi non sono poi tanto canaglie. Non riescono a fare di un buon caporale un aguzzino. Mi dispiace, signor Pellico, ma bisogna fare un trasferimento. Trasferimento? E dove? Lei andrà per qualche giorno nel sotterraneo. Ci trasferiamo tutti? Sì, tutti. Ma la disposizione delle celle sarà la stessa? No, il conte Oroboni è stato destinato all'altro capo del suo... Lo duro possibile questo lungo viaggio. Per 2 anni la procedura giudiziaria vi ha messo l'uno contro l'altro. È stata una triste necessità da parte nostra. Ma io ora sento il dovere di dichiararvi che nessuno di voi ha fatto o detto niente di indegno o di sleale per nuocere all'amico e salvare se stesso. Avete la mia parola. Viaggiare insieme sarà un conforto per voi. Siete amici? Non so come ringraziarla, signor Salvotti. Un bel gesto, signor consigliere. Lei è veramente un inquisitore impeccabile. Devo darle atto che mi ha convinto di molte cose, meno una. Va bene, una tantum sarò l'imputato. Accusi. Sembrava che lei si preoccupasse molto per la mia anima, e forse è vero. Però si è comportata esattamente come un altro inquisitore di altri tempi. Torquemada salvava le anime e bruciava i corpi. Avrei trovato più facilmente la tranquillità dello spirito se la condanna fosse stata meno feroce. Lo sa che ho sentito di nuovo la rivolta dentro di me. L'odio. Mi permette? Ma come? Lei si era convinto della nostra buona fede e ha chiesto la condanna a morte. Signor Pellico, lei mi costringe a dire qualcosa che non vorrei e non dovrei dire. Il Senato vi ha condannato senza tener conto delle attenuanti che io avevo proposto a vostro favore. Le dico questo perché lei non deve affrontare una prova tanto difficile con un sentimento così inquietante come il rancore. Altrimenti io mi sentirei sconfitto perché le avrei fatto soltanto del male. Coz Alfred, omicida.
12 anni di carcere duro. Maroncelli Piero, prigioniero di Stato, 20 anni. Pellico Silvio, prigioniero di Stato, 15 anni. Sarete accompagnati nelle vostre celle. Mi raccomando, signori, è necessario essere docili qui. La più lieve infrazione disciplinare sarà punita dal sovrintendente con pene severe. Ho avuto modo di conoscerli. Sono signori da bene, a parte le loro colpe, si intende. Dipende tutto da loro.